Oggi abbiamo il piacere di parlare con Giulia, un'ex studentessa di Digital Coach, che ci racconterà un po' del suo percorso prima e dopo Digital Coach. Ciao Giulia! Ciao, ciao. Cosa facevi prima di iniziare il tuo percorso in Digital Coach? Allora, io lavoravo nella stessa azienda dove lavoro oggi, ho sempre, diciamo, lavorato e studiato in questi ultimi anni, quindi direi che appunto ero già, avevo già un posto, diciamo, lavorativo e ho deciso di implementare quella che era la mia formazione. Perché hai scelto di formarti nel digitale, quindi? Allora, ho iniziato, diciamo, la mia carriera lavorativa ormai anni fa, mi sento un po' anziana, non è vero, qualche anno fa, e comunque nel marketing retail, quindi offline. Però già dalla tesi di laurea, comunque nel 2016, la mia impronta era digitale. Allora, diciamo che il mondo digitale non era come oggi, quindi è stato un continuo evolversi. Però la mia impronta è sempre stata quella, quindi avendo, diciamo, consolidato la mia esperienza nel retail fisico, quindi nel marketing, diciamo, offline, ho deciso di, appunto, implementare quelle che erano le mie conoscenze nel mondo digitale. Qual è ora il tuo lavoro e in cosa consiste? Allora, io ad oggi sono retail marketing specialist. Mi occupo sia del marketing appunto sui negozi, ma diciamo che sono anche su vari progetti, diciamo, nel mondo digitale, tra cui la gestione dei social media, diciamo, il supporto della parte offline con la parte di Google My Business, e diciamo che vado a supportare un po' quella che è la comunicazione digitale del mondo offline. Quale corso hai seguito in Digital Coach e che sfide hai incontrato lungo la strada? Allora, io ho terminato il master in digital marketing, ho scelto quindi di fare il pacchetto completo per avere, diciamo, una formazione a 360 gradi. Sicuramente lavorare, studiare e avere anche altri interessi, tra cui, diciamo, lo sport, non è stato così, diciamo, semplice e fluido. Ho scelto però di fare, diciamo, il corso on demand. Questo mi ha permesso di seguire in maniera molto flessibile quelle che erano le lezioni. Ho dovuto incastrare bene, diciamo, tutti gli impegni, dedicarmici la mattina presto o la sera tardi nel weekend. Diciamo che il semi-lockdown degli ultimi anni mi ha un po' aiutato a gestire meglio il mio tempo, quindi ho sfruttato magari il fermo dallo sport o comunque il rallentamento dei ritmi in maniera costruttiva. Quindi non hai avuto difficoltà di natura legate agli argomenti, magari? No, difficoltà no, anche perché comunque diciamo che nel caso in cui ci fossero domande o dubbi, anche nella parte on demand è possibile chiedere nei vari gruppi LinkedIn ai professori, fare domande, quindi non ho trovato particolari difficoltà, diciamo, nello studio degli argomenti, nel caso comunque ho chiesto approfondimenti e delucidazioni. Quindi, che consigli ti sentiresti di dare a chi si appresta a seguire un percorso come il tuo in Digital Coach? Sicuramente di organizzarsi bene perché non è semplice, soprattutto il master completo ha svariate materie e svariate ore di lezione, quindi diciamo che non è veloce né immediato, bisogna sempre cercare di rimanere in pari con quelli che sono i programmi che magari un corso normale affronta. Bisogna essere curiosi e cercare di approfondire gli argomenti che non si conoscono, non si capiscono appieno perché tutto è un po' da, diciamo, da approfondire, essendo comunque materie complesse, e diciamo non demordere nel caso in cui magari si rimane un po' indietro o non si completano le lezioni super impari, perché diciamo che anche la possibilità di avere materiale sempre a disposizione per ripassare, per aggiornarsi, diciamo che facilita tutto il processo. Quindi sicuramente curiosità, sicuramente voglia di approfondire e cercare sempre un po' di proiettare quello che, diciamo, gli insegnanti ci dicono nel mondo pratico, quindi
cercare di fare esempi, cercare di rendere tutto molto pratico. Bene, allora è stata una bella chiacchierata. Grazie mille, Giulia, di essere stata qui con noi. Grazie a te, grazie a voi. Ciao a tutti.